Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapaue e oggi siamo qui per parlare di My Hero Academia. Ebbene sì ragazzi, ho finito recentemente di guardare My Hero Academia e devo dire che ne sono rimasto particolarmente colpito. Avrei quindi intenzione di parlarvi un po' di questo anime e del motivo per cui secondo me ha avuto tutto questo successo, perché diciamocelo, ha avuto un successo davvero stellare. È un manga shonen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, spero di averlo detto giusto. Si è realizzato dal 2014 e ha avuto un adattamento anime nel 2016, che adesso conta 3 stagioni e la quarta, ragazzi, è in produzione, come molti di noi sappiamo. Onestamente, non vediamo l'ora che esca. Ma cosa in particolare giustifica il successo di questo meraviglioso shonen? Partiamo con la trama. Izuku Midoriya è un ragazzino adolescente che vive in un mondo la cui presenza di superpoteri è una cosa totalmente normale. Da circa 5 generazioni sono infatti cominciati a nascere esseri umani dotati di poteri straordinari. All'inizio erano più rari, in seguito si sono diffusi su tutta la popolazione. L'umanità è ora per lo più abituata all'utilizzo di questi poteri, hanno costruito una nuova forma di società strutturata anche sull'utilizzo dei medesimi per aiutare la popolazione da chi li usa invece a fin di male, oppure per esempio da catastrofi naturali. Nasce così la professione dell'eroe, che diventa un vero e proprio lavoro, tanto che cominciano a costruirci intorno delle vere e proprie agenzie supereroistiche, delle scuole, nuove leggi che regolino l'utilizzo dei poteri. C'è da dire che sono rimasto particolarmente impressionato da questa cosa, cioè la società mostrata in My Hero Academia risulta funzionante, cioè è plausibile e credibile, e quindi rende il contesto vagamente più realistico e immersivo rispetto a tanti altri shonen simili. In questo mondo Midoriya è un giovane adolescente, ispirato fin da piccolo dal simbolo della pace All Might, di cui parlerò più tardi, è disposto a tutto pur di diventare eroe. Però c'è un piccolissimo ostacolo che diciamo deve superare il nostro Midoriya per raggiungere il suo sogno, ed è la sua totale assenza di superpoteri. Eh già, una percentuale infatti bassissima della popolazione non è dotata di superpoteri e in un mondo in cui per essere un eroe è assolutamente necessario disporre di almeno un potere, il nostro protagonista tuttavia non cede e non si arrende, disposto a tutto pur di diventare un eroe. La forza di volontà di Midoriya, la sua passione, la sua dedizione sono degli elementi fondamentali per la riuscita di questo anime, infatti noi non possiamo che fare a meno di parteggiare per lui. Se ci pensate, insito nell'uomo parteggiare per chi in teoria ha poche speranze di farcela, ma ci prova lo stesso a testa alta fino alla fine. Proprio per questo motivo i sogni di Midoriya diventano un po' i nostri e desideriamo intensamente che si realizzino. Come ben sappiamo, poi viene ribadito ogni singolo episodio che Midoriya alla fine del suo viaggio esaudirà finalmente il suo desiderio, diventando il più grande eroe di tutti. Questo messaggio, che può sembrare quasi una sorta di spoiler per gli eventi futuri, in realtà non fa che ricordarci che con la forza di volontà e l'impegno tutto è possibile, quindi non possiamo che desiderare il successo del nostro eroe come fosse il nostro. Come ben sappiamo, l'incontro con All Might e l'allenamento che ne conseguirà renderà possibile poi l'iscrizione a una delle scuole per eroe più prestigiosa del Giappone, la UA, dove incontrerà moltissimi altri personaggi dotati di poteri incredibili. La cosa veramente speciale del modo in cui trattano i vari personaggi del mondo di My Hero Academia è lo spazio dedicato ad ognuno di essi. Man mano, infatti, che la trama si sviluppa, riusciamo a vedere chiaramente i progressi fatti da ognuno di loro. Questo perché fin dall'inizio vengono esplicitati i loro poteri e mostrati nel modo che ognuno di noi sappia come lo utilizzi all'inizio e i progressi che fa nel tempo, diciamo. Senza contare che vengono resi chiari anche i loro sogni, i loro obiettivi, le loro paure, i loro tormenti interiori. Insomma, sono molto ben caratterizzati quasi tutti i personaggi della UA. C'è da sottolineare che ognuno di loro ha dei pensieri umani, ovvero non tutti hanno solo obiettivi nobili. Tanti desiderano la ricchezza, la fama, il successo, la forza, il che li rende vicini a quelli che potrebbero essere i nostri obiettivi nel mondo moderno. Sono decisamente più con i piedi per terra e lontani dal concetto supereroistico ideale che ci viene venduto fin troppe volte, per esempio nei fumetti americani. È proprio per questo motivo anche che certi cattivi hanno ideali almeno in parte condivisibili, in quanto vorrebbero rovesciare un sistema in cui gli eroi non sono più considerabili tali, in quanto hanno perso di vista il loro vero obiettivo, cioè garantire la pace, senza trarne alcun tipo di profitto personale, materiale e non.
Non sto troppo a soffermarmi sui cattivi per evitare spoiler nel caso qualcuno non avesse ancora visto la serie e avesse intenzione di continuare a guardare questo video. Un ulteriore punto che vorrei discutere riguarda principalmente il mio personaggio preferito di tutta la serie e secondo me un ulteriore tassello che ha garantito il successo della serie, ovvero All Might. In un mondo in cui i superpoteri vengono usati per raggiungere certi scopi, All Might ha come unico principale obiettivo quello di essere un dissuasore del male. Viene infatti definito il simbolo della pace. Ma che cosa rende questo personaggio così speciale? Anzitutto va sottolineata la sua umanità. Nonostante venga considerato l'eroe più forte presente nel mondo di My Hero Academia, All Might è pieno di incertezze, di dubbi, di paure. In particolar modo mi ha molto impressionato il primo discorso serio che fa con Midoriya, che riguarda le responsabilità degli eroi. La paura che loro provano mettendo la loro stessa vita a repentaglio per salvare gli altri e la pressione a cui sono sottoposti, pressione che All Might non solo sente in quanto eroe, ma la sente in quanto pilastro della giustizia. Lui è l'eroe imbattibile che salva tutti con un sorriso, un simbolo di fierezza che ispira i giovani a tirare fuori il meglio di sé e che chiaramente non può che contribuire alla creazione di un equilibrio tra le forze del bene e quelle del male. Ma non manca di sentirsi per esempio in colpa di non riuscire a salvare le vite delle persone che non può raggiungere. In generale, nonostante sia fortemente idealizzato, come quasi tutti i personaggi chiaramente dell'anime, lo trovo il carattere in assoluto più umano in tutta l'opera. Nonostante la sua forza sovraumana, senza contare che gli scontri che vedono lui come protagonista sono davvero davvero uno spettacolo e regalano sempre emozioni intense. Credo che noi tutti ci siamo riguardati gli scontri di All Might almeno una volta, personalmente penso di averli guardati decine di volte. E questo è abbastanza ironico se pensate che siamo diventati come Midoriya quando aspirava a diventare come il simbolo della pace. Guardava le stesse registrazioni decine di volte. In definitiva, ragazzi, è un anime da guardare, nel bene e nel male. Sicuramente come anime trae molto ispirazione da opere come Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, ma senza perdere mai la scintilla di originalità che lo contraddistingue. In fondo si tratta sempre di opere shonen e per forza di cose finiscono per assomigliarsi leggermente. Ma che nessuno mi scriva sotto questo video che My Hero Academia è uguale a Naruto, perché non ha davvero capito nulla. Per concludere vorrei parlare di animazioni e grafica. Sebbene non ne sia il massimo esperto, gradirei fare un plauso profondo su questo punto. Le animazioni, ragazzi, sono davvero curatissime, curatissime. Non c'è mai una scena in tutto l'anime in cui ti metterai a piangere per il pessimo lavoro svolto, semmai il contrario, senza contare l'attenzione per le scene di combattimento che sono frenetiche, cariche e totalmente soddisfacenti, ragazzi. In sintesi, è davvero un anime sincero da vedere almeno una volta nella vita, capace di regalare emozioni e ispirazione. Non mancano inoltre scene divertenti e gag comiche che mi hanno fatto davvero ridere sinceramente. Bene, dai, penso di aver detto tutto quello che avevo da dire su My Hero Academia, spero che abbiate apprezzato questo video, spero che vi sia piaciuto, e niente ragazzi, noi come al solito ci ribecchiamo ad un prossimo video.